Ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video. Questo sarà un video tag, il mio capitale in cucina. Sono stata taggata qualche mese fa da una ragazza che anche lei ha un canale di cucina qui su YouTube, il cibo delle coccole. Vi lascio il link del suo canale sotto nell'info box. Se volete andate a visitarlo. Mi aveva taggato, però io tra la scuola e i compiti non ho avuto tempo di registrarlo. Adesso sono a casa perché, scusatemi per la voce, ma ho un tampone nel naso, quindi non vado a scuola e quindi approfitto e realizzo questo video. Questo tag mi è piaciuto molto e quindi ho deciso di farlo. Sono solo 8 domande, quindi iniziamo subito. Allora, prima domanda. Qual è l'oggetto più costoso che ha acquistato per la cucina? Allora, l'oggetto più costoso è l'impastatrice che ho pagato solo 99 € circa perché era in offerta, che ormai mi vedete utilizzare quasi in tutti i miei video. Però diciamo che ho altri oggetti costosi, diciamo abbastanza costosi, e sono queste pentole della Stollain che io acquisto sul canale QVC. Vi lascio anche di questo il link sotto nell'info box. Io ho questa tortiera a forma di ciambella, anche questa me l'avete vista in dei video quando preparavo le ciambelle. Io con queste pendole mi trovo molto molto bene e questa qui, questo stampo a ciambella l'ho pagato sulle 27 €. Poi ho questa che è una bistecchiera con il suo coperchio. Questa me l'ha regalata nonna Teresa e l'ha pagata circa sulle 60 €. Poi ho questa qui, che è una pentola quadrata, la Roma Più, anche questa con il suo coperchio, e questa l'ho pagata sulle 55 €. Queste pentole mi piacciono tantissimo, le utilizzo molto, utilizzo spesso, e mi piacciono perché non hanno bisogno di essere unte, quindi mi piacciono. Altra domanda. Qual è l'oggetto che utilizzi più spesso? Allora, l'oggetto che utilizzo più spesso secondo me è l'impastatrice, perché io facendo molti dolci, molte pizze, quindi molti impasti, penso che sia questo l'oggetto che utilizzo di più. Ma penso anche a questo piccolo mattarello che mi è stato regalato da mia zia, ma questo ve ne parlerò più avanti perché c'è un'altra domanda. Allora, altra domanda. Qual è l'oggetto di cake design più professionale che hai? Allora, all'inizio mi ero appassionata a questo cake design, quindi a lavorare la pasta di zucchero. Ho fatto anche un corso, però andando più avanti non mi piaceva più lavorare il cake design, quindi la pasta di zucchero, però alcune cosine le ho acquistate. Per esempio ho acquistato questo, che in pratica è uno spalma fondente che serve per andare a livellare la pasta di zucchero. Ho anche questo, che è un mattarello in silicone, che ho acquistato per andare a stendere la pasta di zucchero. Poi ho questo che è un tappeto in silicone, questo è della Silicon Mart, con questo ghirigoro molto carino. Poi ho questo che è un tagliapasta ad espulsione, sempre della Silicon Mart. Ho questo che è un tagliapasta sempre della Silicon Mart però in 3D, e queste che sono delle formine a forma di fiore. Qual è l'oggetto più vecchio che hai? Qual è quello più nuovo? Allora, l'oggetto più vecchio che ho acquistato io personalmente e questo mattarello, io questo non lo uso, ma lo tengo per bellezza.
L'ho acquistato una volta che sono andata a Scanno. Come sapete, a Scanno c'è un bellissimo lago qui in Abruzzo, nella mia regione. E qui c'è scritto: se non lo usi per spianare, usalo per menare il ricordo di Scanno. Quindi questo l'ho acquistato e lo tengo per bellezza, non lo uso. L'oggetto più nuovo invece è questo bollitore della Severin. Come sapete, io adoro le tisane, infatti me le faccio spesso le tisane. Anche questo l'ho acquistato su QVC e mi ci trovo benissimo. Adoro questo bollitore. E oltre ad usarlo per fare l'acqua per la tisana, lo utilizzo anche per bollire l'acqua per la pasta. In pratica io metto l'acqua all'interno, la faccio bollire, poi la trasferisco nella pentola, in pochi minuti bolle di nuovo e la pasta è pronta. Allora, biscotti a forma di... Allora, io di taglia biscotti ne ho tanti, però quelli che utilizzo più spesso sono questi qui della Tescoma, con i quali mi sto trovando benissimo, li adoro. Poi utilizzo anche questi qui, per esempio questo a forma di cerchio, oppure questo a forma di cuore, o questo a forma di fiore. E questi li utilizzo perché sono i più pratici. Qual è l'ingrediente che non manca mai nei tuoi dolci? Allora, per questa domanda ci ho pensato molto e alla fine ho deciso di prendere in considerazione la farina, perché ogni ingrediente si può sostituire. Per esempio, il burro se ne può anche fare a meno, però si può sostituire con l'olio, oppure le uova. Io ho fatto tantissime ricette senza le uova, però secondo me basta avere nella dispensa acqua e farina e si possono fare tantissime ricette. Quindi secondo me l'ingrediente che non manca mai è la farina. Settima domanda: qual è l'oggetto più inutile che tu abbia mai acquistato? Secondo me è questo attrezzo qui, che in pratica serve lo inserisci all'interno del muffin e togli una parte al suo interno. Poi la parte che andiamo a togliere all'interno del muffin, in pratica rimane un buco che potete andare anche a farcire, però nel mio caso, come vi ho detto, in base a questa domanda, secondo me è l'oggetto più inutile che ho acquistato. Ultima domanda: qual è l'oggetto che ti sta più a cuore? Allora, sicuramente questo kit di mattarello e due formine che mi è stato regalato da mia zia Paola. Io quando ero piccola avevo quelle cucinette giocattolo in plastica, dove lì mi divertivo a cucinare. E mia zia mi portò questo mattarello e le formine e da qui iniziò, la mia carriera da chef. Ovviamente questi saranno stati degli oggetti solo per giocare, però io li utilizzo tuttora perché il mattarello è molto funzionante e pratico, e stessa cosa per le due formine. E quindi li utilizzo e mi stanno molto a cuore. Poi questo grembiule, così, molto carino. Questo è di Pisa, e io questo lo mettevo appunto per giocare nella mia cucinetta, lo indossavo e devo essere sincera, mi stava anche un po' lunghetto, però lo mettevo lo stesso perché l'idea di avere un grembiule mi piaceva. Il video tag è terminato. Ovviamente alla fine di questo tag si dovevano taggare delle persone, però io veramente non so chi taggare, perché è un tag che è stato fatto diversi mesi fa, quindi non ricordo bene quale canale l'abbia fatto e quale canale non l'ha fatto, quindi diciamo che siete tutte taggate per andare a realizzare questo video tag, però taggo in particolare un canale che
almeno sono sicura che non l'ha fatto, il canale di Lavalli 310, un canale che sto seguendo molto nell'ultimo periodo, e quindi la invito a fare questo video tag. Se lo farà, sarò molto contenta. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!